uno striscione dinanzi all'ingresso. Welcome back, Yashi. Bentornato, Yashi. I ragazzi sono quindi pronti ad affrontare questo nuovo banco di prova. Il ritorno a scuola post-Covid tra ingressi scaglionati e banchi distanziati. Sono tante le incertezze di questo ritorno a scuola, ma altrettanto grande è il fermento e la voglia di farcela. Tra ieri ed oggi noi siamo rientrati a scuola e questo è stato veramente bellissimo, il poter ritrovare le persone umane, gli alunni, i professori, tutto il personale. Erano mesi che non accadeva, erano mesi di didattica a distanza, di riunioni in remoto, tutto con grande difficoltà. Quindi essere qui oggi sembra qualcosa di bellissimo, quando fino a 6 mesi fa era la normalità. Ecco, questo mi induce anche a riflettere. Però è una riconquista. Com'è stato questo rientro? Quali sono le emozioni? Ovviamente è diverso dalla didattica a distanza. Sei più spaventato o più la voglia di riprendere questa normalità? Più la voglia di riprendere, essendo più di 7 mesi che non vedo i miei compagni, non avendo nessun contatto con i professori, anche perché per quanto può essere bello non andare a scuola, poi un pochino stanca non essere con i propri compagni, il contatto, molto brutto. È veramente bello ritrovare i miei amici che non vedevo da 8 mesi. E devo dire che comunque forse era meglio in effetti la didattica a distanza, però... Il discorso sicurezza noi lo vediamo messo in atto qui. Prima ci trovavamo nella terza, che è relazioni internazionali. Poiché è una terza abbastanza numerosa e gettonata visto l'indirizzo di studio, l'altra metà si trova nel laboratorio informatico, ai fini sempre del distanziamento. Quindi la parte di classe dove siamo stati stava svolgendo inglese, la restante parte è a fare diritto. Questo significa che in questi giorni si sta ovviando, anticipando o posticipando le discipline del curriculum, senza quindi nulla togliere alla qualità della didattica. Quello che vi volevo raccomandare è l'osservanza delle regole anti-Covid. Quindi vi raccomando, osservate bene queste regole, perché proprio se osserviamo tutti bene le regole sulla sicurezza anti-Covid, andrà tutto bene. Quindi con questa frase, che ormai è diventata la frase chiave di tutto il triste periodo anti-Covid, io vi auguro buon anno scolastico. Buon anno a tutti.